Oddo aveva promesso il riscatto dopo 5 sconfitte di fila e 9 gare senza successi e al termine di 90 minuti comunque tirati i 3 punti sono arrivati grazie ad una splendida doppietta di Gianluca Lapadula, ancora una volta superstar. La sofferenza del finale ha fatto temere l'ennesima beffa, ma questa volta la Dea Bendata si è ricordata una volta tanto del Delfino che aveva bisogno del successo come il pane. Larghi vuoti sugli spalti con poco più di 6.000 spettatori, in campo emergenza in difesa con Vitturini e Fornasier sulle fasce e Mandragora e Campagnaro poi sostituito per una contrattura al centro del settore arretrato. Avvio di gara frizzante al quarto minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Caprari, tocco in area di Mandragora che mette al lato di poco. Al sesto arriva la risposta lariana con un tiro di poco fuori di Bessa dalla distanza. Il vantaggio dei biancazzurri è però nell'aria e arriva al quarto d'ora quando sugli sviluppi di un angolo di Caprari c'è prima la traversa di Mandragora, poi la correzione in rete di testa di Gianluca Lapadula che va ad anticipare anche i compagni di squadra mettendo il pallone alle spalle del portiere lombardo. Il bomber va subito ad abbracciare con i compagni Oddo per testimoniare la vicinanza dello spogliatoio al tecnico. Per i biancazzurri è la fine di un incubo, ma la formazione di casa non si accontenta e così al sedicesimo c'è il tiro di Verde con la parata a terra del portiere ospite. Il Como non ci sta e attacca esponendosi però al contropiede dei padroni di casa, ma Lapadula è letale, così al 31esimo ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, così come in occasione della prima rete di testa mette ancora una volta alle spalle dell'incolpevole Crispino. Per il bomber del Pescara e del campionato i gol diventano 20, uno in meno del record di Teramo nella passata stagione. Al 39esimo arriva l'ammonizione di Torreira che diffidato salterà l'anticipo di Avellino e non sarà il solo a mancare la gara in terra irpina. Prima dell'intervallo da segnalare al 45esimo un insidioso colpo di testa di Cristiani che chiama Aresti alla prima parata della giornata e al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si ricomincia con Zuparic al posto di Campagnaro e con Caprari che al terzo minuto dopo una fuga di 40 metri va a mettere la palla sull'esterno della rete, ma il Como una fiammata e al 12esimo Ganz si divora la rete del 2-1 alzando sopra la traversa davanti ad Aresti che poi un minuto dopo corre un brivido per il tiro sull'esterno della rete dell'ex biancazzurro Pettinari. E così si arriva al 16esimo con il Como che trova al terzo tentativo la rete del 2-1 con Giosa che da due passi beffa Aresti. Oddo che prima aveva mandato in campo Selasi al posto di Verde, autore di una buona gara, si arrabbia e chiede ai suoi ragazzi di non arretrare il baricentro con la squadra di Cuoghi che spinge. La paura dell'ennesima beffa attanaglia la squadra di casa che subisce la pressione comasca con Oddo che poi getta nella mischia Acosta per Torreira e con i biancazzurri che però si rivedono al 34 con Lapadula che ancora di testa chiama al miracolo Crispino. Il finale di match vede al 42esimo Gerardi tutto solo davanti ad Aresti fallire il 2-2 in sospetto fuorigioco prima della conclusione di Bessa che al 47esimo va a sfiorare la rete del 2-2, ma la tensione nell'aria è palpabile con l'espulsione di Bescia al 48esimo per un fallo su Memusciai e la maxi rissa nel finale con il rosso a Benalì a partita conclusa. Per il Pescara un prezzo alto da pagare con le assenze ad Avellino oltre che dell'algerino anche di Zuparic e Torreira. Abbiamo fatto vittoria stra importante perché ovviamente dopo tante partite c'era bisogno per la classifica ma anche e soprattutto per il morale di una squadra che io ho visto ultimamente veramente giù. È una squadra giovane, una squadra che tante volte nelle squadre giovani c'è anche di più difficoltà nel reagire, non si trovano magari appigli. I nostri appigli si chiamano Memusciai, si chiamano Campagnaro e in effetti poi quando esce Campagnaro l'appiglio non c'è più. E il calo... A proposito, come sta Campagnaro? Beh, una contrattura, una forte contrattura, vediamo in settimana. Abbiamo fatto un grande primo tempo, secondo me, ai nostri livelli, dove siamo stati sicuramente molto più concreti delle ultime partite, siamo stati attenti anche in fase difensiva. Più aggressivi. Molto più aggressivi, siamo andati in avanti, quello che dovevamo fare. Poi nel secondo tempo io non avrò tutta questa esperienza da allenatore, ma per 30 anni ho calcato i campi e queste situazioni le ho vissute e vi posso garantire che quando tu assorbi per 7, 8, 9 settimane critiche e quant'altro, giuste, per carità,
e te le devi tenere dentro e devi solo rispondere sul campo. Cioè c'è un po' di frustrazione, tu dici? No, dico che la carica nervosa che c'era prima partita così importante, probabilmente c'è stato uno scarico nervoso nel secondo tempo, dove probabilmente non riuscivano più a reagire, un po' di subentra la paura di non vincere, ci sta, li giustifico. Non abbiamo trovato il gol del pari, che secondo me, visto il secondo tempo, poteva starci assolutamente, ma la fiammella, come dite voi, rimane accesa nonostante non portiamo via punti da uno stadio difficile. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, che sono, ripeto, secondo me una partita, soprattutto nel secondo tempo, giocata molto bene da parte nostra. Purtroppo paghiamo degli errori sui calci piazzati che nelle nostre condizioni di classifica non dovremmo concedere.